Buonasera e bentrovati da Riccardo Borgio con una nuova puntata di Cartellino Verde. Questa sera affronteremo due temi di stretta attualità. Se ne sta continuando a parlare del fair play finanziario, riguardando chiaramente gli scambi dei giocatori, gli ultimi scambi dei giocatori e movimenti economici dei club a livello internazionale. Il mercato si è chiuso, le trattative sono state fatte, chiaramente si attenderà poi il mercato di gennaio. E quindi ora si parla appunto dei soldi relativi ai giocatori e soprattutto alle trattative di come poi si svolgeranno nel prossimo mercato. Questa sera parleremo di fair play finanziario, della situazione del calcio internazionale e di alcuni scambi interessanti, come ad esempio quello di Ronaldo. Di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi. Però per fare tutto questo vado a salutare i miei ospiti in collegamento, Lorenzo De Meo, ciao Lorenzo, e l'avvocato Maria Laura Guardiamagna. Buonasera. Buonasera. Buonasera Riccardo e un saluto a tutti i telespettatori. Ecco, io Lorenzo partirei da te perché sicuramente abbiamo vissuto, no, in questo mercato due trattative che hanno tenuto, diciamo, attaccati i tifosi del calcio internazionale. Cristiano Ronaldo, che è tornato appunto nella sua casa di Manchester, e Lionel Messi, soprattutto il secondo, che è passato dopo una vita nel Barcellona al Paris Saint-Germain. Ecco, le ultime, diciamo, quasi una delle ultime bandiere del Barcellona ha cambiato squadra. Si poteva evitare, si parla di stipendi. Ecco, raccontaci un attimo. Beh, allora è una situazione che fino a insomma, un paio di mesi fa, al netto delle schermaglie, delle dichiarazioni, delle provocazioni, sembrava irrealizzabile. Ecco, sembrava che nonostante i corteggiamenti serrati di alcune tra le più blasonate e ricche società del calcio europeo, sembrava che il rapporto che legava Lionel Messi al Barcellona fosse inossidabile. Indissolubile. Ricordiamo, no, le tante dichiarazioni d'amore del campione argentino che ha vissuto in maglia blaugrana dall'adolescenza fino ai giorni nostri. Quello che è certo è che il cambio di casacca di Cristiano Ronaldo e di Lionel Messi porterà negli annali del calcio questa sessione di mercato, perché i due giocatori che insieme collezionano entrambi record di pallone d'oro, che collezionano 10 pallone d'oro in due, e si trasferiscono nella stessa sezione di mercato. Ora rispondo alla tua domanda. Messi ha abbandonato il Barcellona non tanto per la sua volontà, ma perché il Barcellona era tenuto a rispettare una norma sportiva spagnola interna che non è il fair play finanziario UEFA, è una norma interna, una norma della Liga, è una sorta di salary cap. Sostanzialmente Messi era in scadenza di contratto e avrebbe potuto ed anche, o meglio, avrebbe voluto rinegoziare un rinnovo a cifre più basse rispetto agli emolumenti percepiti, ma così non è stato perché non è stato possibile. Ecco, quindi diciamo in una trattativa, no, più ampia, quella che sicuramente è stata, anche riducendosi lo stipendio, non sarebbe comunque cambiato molto all'interno della trattativa? Allora, per rispondere alla tua domanda, probabilmente occorrerebbe fare una breve premessa su quello che è il fair play finanziario Sì. interno alla Liga, cioè quello che chiamiamo tetto salariale o come lo chiamano nei regolamenti spagnoli, limite di costo della rosa sportiva. Sostanzialmente, ogni club deve rispettare una soglia di spesa in relazione alle proprie disponibilità economiche. La Liga è l'organo preposto a verificare il rispetto di questa soglia. Le voci che sono ricomprese all'interno di questo costo della rosa sportiva sono i salari, parte fissa, parte variabile, le retribuzioni per la cessione dei diritti d'immagine, individuali o collettivi, i contributi, gli indennizzi di fine rapporto e tutti i costi, insomma, che legati alla rosa. Per il Barcellona,
il limite è passato da 650 e qualcosa milioni di euro a 347 milioni di euro, quindi c'è stata una grossissima riduzione. Ed anche per la stagione in corso la Liga ha deciso di abbassare ulteriormente la soglia limite, confermando quelle regole più stringenti che erano state adottate nella scorsa stagione. Sostanzialmente di tutto questo regolamento ne consegue che 35 club su 42 tra prima e seconda divisione hanno sforato i tetti. Quindi fatta questa premessa, i tetti di spesa, fatta questa premessa di fondo, Messi non poteva ridursi lo stipendio a tal punto da rientrare, da far sì che il Barcellona potesse rientrare nelle soglie che sono state imposte dalla Liga. La proposta era una riduzione del 50% con una spalmatura su 5 anni, ma anche così il Barcellona non avrebbe potuto trattenere il giocatore, perché il rapporto tra ingaggio e ciò fatturato sarebbe stato al di sopra della soglia massima. E arriviamo alla domanda: nemmeno giocare gratis sarebbe stato possibile, perché qualsiasi nuovo contratto, secondo la disciplina spagnola, deve riportare almeno il 50% del precedente stipendio. Questo per evitare delle manipolazioni di natura finanziaria. Peraltro il Barcellona non avrebbe potuto depositare alcun nuovo contratto perché aveva superato i parametri finanziari che abbiamo appena esposto. Ecco, da qui mi collego, no, alle successive due domande, poi passo all'avvocato Guardamagna. E, intanto, se c'erano delle possibilità alternative, chiaramente, anche una, diciamo fantasiosa, ecco, l'hai citata tu, quella di far giocare gratis Lionel Messi, il Barcellona aveva comunque delle alternative, e la seconda, soprattutto, come poi il club blaugrana ha tesserato poi gli altri giocatori nel mercato e comunque quelli relativi alla prossima stagione? Rispondo rapidamente alla prima, cioè per quanto mi riguarda no, cioè era estremamente complicato che Messi potesse rimanere al Barcellona, stante quello che ci siamo detti prima. Si poteva cercare di forzare la mano, ma evidentemente le parti non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere condiviso. In riferimento alla seconda domanda, invece, ricordiamo, no, tutti noi quest'estate, con i vari nuovi acquisti del Barcellona a parametro zero, Memphis Depay, Eric Garcia, sì, Sergio Aguero, Emerson Royal, sono stati tesserati dal Barcellona, ma non potevano essere depositati i loro contratti. Questo perché il monte ingaggi del Barcellona rimaneva comunque, anche senza Messi, troppo alto. Troppo alto perché rispettasse le soglie imposte dalla Liga. E quindi allora sono venuti in soccorso del club le bandiere, i veterani della Rosa Blaugrana, Piqué, Busquets, Jordi Alba. Ecco, questi giocatori, dopo una trattativa più o meno semplice con il club, perché per alcuni di questi la trattativa è durata delle intere settimane, hanno scelto di ridursi il salario per questa stagione, per la stagione in corso, quindi per rispettare la soglia imposta per questa stagione dalla Liga, e di dilazionare i pagamenti per i rimanenti anni di contratto. Così facendo, per l'appunto, sono stati registrati i contratti di Depay, Aguero e Garcia, mentre quello di Emerson Royal registrato e poi venduto immediatamente al Tottenham. Ecco, avvocato Guardamagna, passo a lei per poi parlare, no, della nostra situazione invece interna al campionato di Serie A. Abbiamo visto nei diversi anni, ma anche in questa stagione, dei mutamenti, no, relativi alle società di entrata e uscita dal campionato. Poi ne parleremo di un caso specifico. Ecco, però partiamo dal principio. Come si monitora una società di calcio a livello finanziario, chiaramente con questi determinati paletti che in Italia ci sono anche? Il monitoraggio è previsto dal CONI, e il CONI lo delega alle federazioni. La Federazione Italiana Gioco Calcio l'ha delegato a sua volta alla Covisoc, che è la Commissione Sorveglianza
sulle società sportive di calcio professionistiche. La sorveglianza è prevista espressamente dalla normativa che ha introdotto lo sport, la legislazione sullo sport professionistico, quindi è una tipologia, è un tipo di sorveglianza che si ha sulle società sportive di serie C, serie B e serie A, quindi del calcio professionistico, e che hanno una forma sociale di società di capitali, società per azioni e società a responsabilità limitata. Come viene svolto questo controllo e perché? Vabbè, le ragioni sono chiare già da quanto ha detto Lorenzo del motivo per il quale si ritiene necessario un controllo che garantisca un equilibrio finanziario, economico-finanziario delle società, anche perché è portato a immaginare senza un controllo di equilibrio economico-finanziario delle società cosa succederebbe a livello anche di classifica durante un campionato, una stagione di campionato, se una delle società si trova a dover affrontare una procedura di fallimento, quindi sì, con la conseguenza esclusione dal campionato. Il controllo viene svolto sui bilanci, vengono richiesti tutta una serie di dati contabili finanziari che le società devono depositare a date determinate, quindi oltre al bilancio di fine esercizio devono depositare poi una situazione finanziaria ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, una situazione del budget previsionale, quindi la previsione di costi dei 6 mesi successivi, e viene anche monitorato che questo budget previsionale sia effettivamente, rispecchi effettivamente la situazione delle società. Il controllo è fatto all'inizio del campionato, perché per poter partecipare a un campionato di calcio professionistico, che sia di Lega Pro, che sia di Serie B o che sia di Serie A, non è sufficiente rimanere nella classifica tra quelli che permangono nel campionato o essere promossi o retrocessi. Bisogna anche chiedere una licenza per accesso al campionato. Sì. E per poter concedere la licenza d'accesso al campionato, la Covisoc procede proprio a quel controllo di equilibrio finanziario da parte sulle società. E che cosa verifica? Oltre a un rapporto di indebitamento della società, verifica che la società abbia adempiuto a tutti gli oneri fiscali, contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti, quindi dei tesserati e degli altri dipendenti. Quest'estate è stata un'estate, anche quest'estate è stata caratterizzata da ricorsi e controricorsi, che ormai è una situazione che vediamo spesso negli ultimi anni, dove abbiamo società sì, al quale viene negata la licenza e fanno ricorsi, e quest'estate la licenza è stata negata per l'ingresso in Serie B al Chievo e anche a 5 società relative all'iscrizione in Serie C. E si è andato oltre quest'estate, perché c'è stata ancora, oltre a una semplice ricorso e controricorso per rispetto al diniego della iscrizione, della concessione delle licenze per assenza dell'adempimento a quei requisiti che vengono richiesti dalla federazione, perché ci siamo trovati di fronte a un'altra ingerenza dell'autorità giudiziaria ordinaria statale in quello che è l'organizzazione della giustizia sportiva. Ecco, facciamo un attimo un passo indietro, perché lei ha citato appunto nel suo ragionamento la Covisoc. Ecco, ci spieghi da quando però è stata introdotta questo comparto, e soprattutto come poi interviene a posteriori quando vede insomma delle irregolarità all'interno delle società calcistiche. La Covisoc è stata introdotta con la legge sul professionismo sportivo, e quindi proprio quando c'è stato il passaggio delle società, delle strutture societarie in società di capitali, e quindi è proprio un organo di controllo. Come interviene? Qualora nelle date che vengono determinate nel regolamento dell'organizzazione interna della federazione gioco calcio, nelle NOIS, vengono stabiliti determinate scadenze e queste scadenze non vengono rispettate, la Covisoc ha un potere, oltre che di controllo, anche di un potere sanzionatorio. Quindi qualora le società non rispettino le scadenze per gli adempimenti contributivi, la Covisoc può segnalare alla Procura federale l'inadempimento e inizia un procedimento disciplinare con applicazione di determinate sanzioni pecuniarie.
oppure proprio come nel caso che è successo quest'estate in riferimento a quelle squadre che volevano iscriversi in Serie B o in Serie C, sì, qualora ritenga che non vengano rispettati quei parametri, quest'estate la gran parte delle società a quale è stata negata la licenza per iscriversi al campionato di Serie B e al campionato di Serie C, è stato rilevato che non sono state adempiute le scadenze determinate di pagamenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pagamenti relativi all'IVA o il versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei tesserati. In questo caso che cosa è successo? La Covisoc ha segnalato le irregolarità al Consiglio federale della Federazione, suggerendo al Consiglio federale di negare il diritto di iscrizione, quindi di negare l'emissione della licenza a favore di queste squadre. Sono state il Novara Calcio, il Carpi, la San Benedettese, la Casernitana e la Panganese per quanto riguarda l'iscrizione a Serie C, sì, e il Chievo per quanto riguarda l'iscrizione a Serie B. Ecco, il Consiglio... Sì, mi dica. Ecco, sul Chievo ci arriveremo. Una curiosità però, perché sappiamo tutti, insomma, i gradi di giudizio all'interno della giustizia ordinaria italiana. Ecco, invece per quanto riguarda la Covisoc, ci sono dei diversi gradi di giudizio oppure la decisione poi, una volta presa a inizio campionato, è comunque inappellabile? No, la Covisoc prende la decisione, la comunica al Consiglio federale, il Consiglio federale emette la delibera di ammissione o di inammissione, nei confronti del Consiglio federale è possibile un ricorso e a seguito dell'ultima riforma che c'è stata in questioni proprio di diniego di iscrizione al campionato, il ricorso può essere presentato davanti al collegio di garanzia. Poi nel confronto che il collegio di garanzia, che è quello che è all'interno dell'ordinamento sportivo inquadrabile come una sorta di corte di Cassazione, che a differenza degli altri organi di giustizia sportiva non è legato alla federazione ma dipende dal CONI, quindi è una sorta di controllore esterno alla federazione. Il provvedimento del collegio di garanzia poi può essere impugnato davanti alla TAR ed è quello che è avvenuto quest'estate. Perfetto. No, prego, prego. No, rispetto al Chievo, al Novara, alla Casernitana, quasi tutte le società che hanno poi impugnato il provvedimento sono arrivate fino al giudizio davanti al TAR. Perfetto, io ripasserei a te Lorenzo un attimo per un flash riguardante l'argomento che abbiamo trattato prima, ovvero il fair play finanziario. Ecco, queste disposizioni viste chiaramente in Spagna ma anche in altri paesi europei possono essere applicati al nostro paese, al nostro ordinamento sportivo? Sì, vale una premessa Riccardo. Il financial fair play o fair play finanziario UEFA è già applicabile alle nostre società di calcio. Il fair play finanziario inteso come salary cap, inteso come norma per evitare che i club spendano troppo o spendano più di quanto in realtà non abbiano, che è una norma ad esempio come quella che abbiamo appena descritto, che è stata integrata nell'ordinamento sportivo spagnolo, sì, assolutamente, potrebbe essere introdotta anche in Italia. Molti sistemi sportivi in generale si reggono su dei tetti salariali o limiti di spesa, su tutti ad esempio l'NBA. Il tema della sostenibilità è attualissimo, il Consiglio di Lega della Serie A discute da mesi della riduzione a 18 squadre, di tetto salariale, di nuovi modelli di contratto per i giocatori, dell'entrata sulla scena dei fondi. Concludo però dicendoti che una sorta di salary cap esiste già nel calcio italiano, esiste nella Serie B. La Serie B lo ha introdotto nella stagione 13-14, inizialmente era un tetto di spesa alla parte per i contratti, 150.000 euro per lordi per la parte fissa e 150.000 euro lordi per la parte variabile. È stato un aspetto che è stato poi eliminato, ma che in futuro, diciamo, questa soglia potrebbe poi essere reintrodotta. A livello complessivo oggi il tetto, il salary cap della Serie B si struttura sulla base di un tetto salariale
che viene fissato in base al fatturato, diciamo così. Mm. Per evitare di scendere nel gioco delle percentuali. Certo. Ecco, ripasserei invece all'avvocato Guardamagna, perché per chiudere questa nostra chiacchierata abbiamo parlato nel dettaglio di una squadra di quest'estate, del Chievo Verona. Ecco, se ci può riassumere brevemente la vicenda e soprattutto se si poteva poi anticipare, prevenire l'insolvenza magari durante la stagione, senza poi finire come poi la vicenda è terminata. Al Chievo è stata la Covid, a seguito dei controlli, delle verifiche, rilevato che non fossero stati adempiuti correttamente quelle richieste che devono essere fatte entro il 28 giugno 2021, ovvero la verifica sul corretto adempimento previdenziale o corretto adempimento dei debiti fiscali. Il Chievo aveva un'esposizione per debiti IVA nei confronti dell'Agenzia delle Entrate risalente già dal 2014, quindi nel periodo di riferimento del 2014 e del 2018 e i primi, primi due trimestri del 2019. Quello che è stato rilevato è che non solo non fosse stato adempiuto correttamente il pagamento dell'IVA, ma che inoltre non sono state rispettate le rateizzazioni che erano state concesse da parte dell'Agenzia delle Entrate. E il tutto non è avvenuto nei termini indicati dalla Covid, perché dalla federazione. Sì. Prima di presentare la richiesta di emissione di licenze, viene emesso, il Consiglio federale emette un comunicato ufficiale durante il quale indica il termine entro il quale bisogna fare tutta una serie di adempimenti. Il Chievo ha impugnato la decisione del Consiglio federale, rilevando che in realtà non poteva essergli attribuito il mancato rispetto della scadenza del 28 giugno 2021, perché aveva usufruito di una situazione normativa particolare prevista nel periodo Covid, situazione che però non è stata recepita, cioè disciplina di termini dei pagamenti che però non era stata recepita dalla normativa regolamentare interna dell'ordinamento sportivo federale, e inoltre non è stata fatta espressa richiesta all'Agenzia delle Entrate di una nuova rateizzazione. Quindi le difese della società non sono state prese in considerazione ed è stata confermata, è stata emessa la decisione di diniego della licenza. Impugnato il Collegio di Garanzia ha confermato le motivazioni della Covid e così è stato fatto anche dal Tribunale arbitrale, dal TAR, dal Tribunale arbitrale Regione Lazio. Interessante però, faccio un collegamento che non è strettamente legato al Chievo, ma la situazione è molto simile, quello che è successo invece in riferimento alla Casertana e alla San Benedettese, perché situazioni simili, Casertana e San Benedettese, anche loro non hanno rispettato i termini previsti dal comunicato ufficiale per gli adempimenti retributivi e fiscali, e quindi cosa gli è successo? Che ai sensi dell'articolo 52,10 delle NOIS il titolo sportivo è stato restituito al comune perché affinché il comune facesse un bando di interesse per vedere se ci fosse possibile la costituzione di una nuova società di calcio per entrare nella Lega B. Ma questo ritiro del titolo sportivo alle società che lo detenevano, quindi alla Casertana, è successo con tutte, a Novara anche, con tutte quante, è avvenuto senza prima verificare se effettivamente le società alle quali è stato ritirato il titolo sportivo avessero i requisiti per potersi iscrivere in Serie D, ovvero non hai adempiuto i requisiti per iscriverti alla Lega Professionistica, ma hai i requisiti per iscriverti in Serie D, e è stato impugnato davanti al TAR facendo valere questo illegittimità, ritenendo questa parte del regolamento delle NOIS eccessivamente sanzionatoria, perché va a punire una società in assenza dei presupposti oggettivi per effettivamente togliere il titolo. E il TAR che cosa ha detto?
è illegittimo. Questo comma dell'articolo 52 delle NOIS è illegittimo perché non possiamo a priori togliere il titolo sportivo alla società senza verificare se ci sono i requisiti per potersi iscrivere in Serie B e senza verificare se la società ha un interesse per iscriversi. Esatto, e quello che è successo così alla San Benedettese, che prima aveva avuto una valutazione negativa dalla Covid, valutazione negativa dal Consiglio federale, valutazione negativa dal Collegio di Garanzia, in un primo momento valutazione negativa anche dal TAR, poi ha presentato dei motivi aggiunti facendo valere questo principio ed è stato riconosciuto il diritto non di iscriversi in Serie C, ma di iscriversi in Serie D. E questa è una grossa novità che ha avuto una rilevanza in quest'estate, è proprio un aspetto molto molto interessante. Certo, che creerà sicuramente un precedente poi per i successivi interventi. Noi appunto il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere la puntata. Ringrazio i miei due ospiti per la chiacchierata, sicuramente torneremo a parlare di questo argomento, visto anche il precedente. Grazie a entrambi e buon lavoro. Grazie, buonasera, arrivederci. Grazie Riccardo e grazie a tutti i telespettatori, buona serata. E ringrazio appunto i miei due ospiti, Lorenzo De Meo appunto di Olympialex e invece l'avvocato Maria Laura Guardamagna, avvocato sportivo di Olympialex, per aver chiarito anche determinati cavilli di quest'estate, delle vicende che hanno riguardato appunto le società dette e come poi si è visto il caso, insomma, che ha creato più clamore, quello del Chievo-Verona. Noi ci fermiamo qui, torneremo con Cartellino Verde la prossima settimana con altri due ospiti. Un saluto da Riccardo Borgi.